Approvata all'unanimità dal Consiglio nella seduta del 16 gennaio la proposta di legge per la proroga delle graduatorie di operatore sociosanitario. Marco Stella di Forza Italia, primo firmatario dell'atto, ha ringraziato le commissioni consiliari per l'aiuto nell'elaborare la proposta di legge. Sono ormai 2 anni che Forza Italia si batte per la graduatoria delle OSS. Sapete, è stato fatto un concorso nel 2021, a quel concorso hanno partecipato più di 4.000 persone, 2.600 sono coloro che stanno oggi in graduatoria, ma purtroppo di quei 2.600 quasi il 10% soltanto è stato chiamato. Quindi rimane una ambizione legittima, era delle persone che stavano in graduatoria, avevano partecipato a un concorso pagando anche 10 euro, di essere chiamati nel sistema sanitario regionale. Le graduatorie durano 2 anni, io ho presentato diversi atti, Forza Italia si è sempre battuta affinché le OSS, gli OSS in particolare, venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa. Devo dire che tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose. La mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le graduatorie. Il Presidente Sostegni in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le graduatorie delle OSS. C'è una potestà legislativa regionale residuale per quanto riguarda le assunzioni delle graduatorie. La Corte dei Conti della Sardegna ci dice che laddove vi sono le graduatorie e non sono esaurite, dobbiamo attingere a quelle graduatorie, prorogando anche quelle graduatorie, non ricorrendo per esempio ai medici a gettone, perché si risparmia soldi. Oggi si arriva a un voto all'unanimità che proroga di un anno quella graduatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della graduatoria, non è solo quella della proroga, ma quella di attingere a quella graduatoria per andare ad esaurire e per assumere quelle 2.600 persone che sono risultate idonee, che hanno partecipato al concorso e che ancora oggi stanno aspettando il proprio lavoro. Quindi il primo passo lo abbiamo fatto, Forza Italia ha fatto quello che doveva fare, lo avevamo promesso, abbiamo mantenuto la nostra promessa, abbiamo fatto la legge è stata approvata, ora però chiediamo alla Regione Toscana di attingere a quella graduatoria, di esaurire la graduatoria e di dare lavoro giustamente a quelle persone che hanno partecipato, che hanno vinto il concorso. Soddisfazione espressa dal Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata. Fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie, perché insomma, ci sono delle norme che dicono che durano 2 anni le graduatorie, quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in commissione nell'analisi del testo presentato abbiamo visto che ci sono dei precedenti, comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatoria. Stefano Scaramelli di Italia Viva, è giusto sostenere la proposta di legge. La proroga delle graduatorie degli operatori sociosanitari è un atto importante, una storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, è un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie che in questo anno questa graduatoria venga utilizzata, ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengano assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Secondo Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, la legge non basterà se si continua ad aggirare le normative, rivolgendosi per le assunzioni alle agenzie interinali. È stato fatto un primo passo, quello di prorogare in maniera unanime la graduatoria delle OSS che sarebbe scaduta altrimenti fra pochi mesi. Questo è sicuramente un passo importante, ma non è un passo risolutivo, nel senso rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la Regione Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare, come sta facendo da troppo tempo,
una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere, anziché alle graduatorie, assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali, assumendo a spot magari anche le stesse persone. Quindi questa cosa qui deve finire, specialmente nella sanità pubblica, altrimenti da parte del Partito Democratico e della sinistra smettano di sventolare la bandierina della sanità pubblica e ci dicono che si fa altro. Anche Andrea Ulmi della Lega ha segnalato i rischi di un provvedimento se non c'è l'effettivo sblocco per chi attende un lavoro. Questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione, in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste graduatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi, avevano fatto delle mozioni. Nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altre operatori sanitari, perché gli OSS sono sicuramente il numero maggiore, ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo, vorrei, e ho la Commissione Sanità dalla mia parte, che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Naturalmente, e concludo, il tetto della spesa sanitaria rimane un punto cruciale che dobbiamo risolvere, perché l'aggiramento di questo punto di bilancio attraverso degli escamotage è quello che non fa andare avanti la graduatoria, e su questo ci impegneremo sia a livello regionale che a livello nazionale. Premiati i giovani vincitori della seconda edizione del premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli. La cerimonia si è svolta a Palazzo del Pegaso l'11 gennaio, nel secondo anniversario della scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo. Un premio che tiene insieme il ricordo di David Sassoli e il futuro, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, introducendo la cerimonia. Noi abbiamo deciso di dedicare a David Sassoli, un grande toscano, un grande uomo delle istituzioni, il nostro Media Center. Abbiamo voluto ricordarlo con una frase, che è quella con cui nell'ultimo discorso ci ha lasciato un'eredità politica, istituzionale. La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri nei nostri confini, quando lavoriamo per ridurre le disuguaglianze. Penso che l'idea di Europa vada esattamente in questa direzione. Noi abbiamo la necessità di costruire le condizioni perché ci sia più Europa. Presenti il Presidente della Commissione Politiche Europee Francesco Gazzetti, il Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la Vicepresidente della Commissione Europa Anna Paris. È una giornata che unisce elementi diversi, emozioni anche contrastanti, perché c'è il dolore per il ricordo di una scomparsa così rilevante e al tempo stesso c'è anche la gioia, l'emozione del vedere queste ragazze e questi ragazzi che noi andiamo a premiare, vedere anche valorizzato il loro lavoro, guardando soprattutto alle prospettive di un'Europa che deve essere ancora più rafforzata e costruita, partendo proprio dalle idee delle giovani generazioni, che era la cosa alla quale forse teneva di più Davide Sassoli. David Sassoli è sempre più attuale nelle nostre menti, nei nostri cuori, nei nostri ricordi, una figura che nel nostro immaginario rappresenta l'Europa, rappresenta le istituzioni, ed è fondamentale quello che sta facendo il Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio di Presidenza, perché prova a ricordare con i ragazzi, con i loro lavori, con i loro studi, come si sta nelle istituzioni e come l'Europa può giocare un ruolo fondamentale nella vita dei giovani, e questo è uno di quei riconoscimenti che dà lustro all'attività della nostra iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, del Presidente Mazzeo, del Presidente Gazzetti, e credo che sia una di quelle iniziative dove i ragazzi si riconoscono, quindi è un modo importante per avvicinare i ragazzi all'Europa e l'Europa ai ragazzi della Toscana.
Siamo riusciti a questo punto a rendere continuo nel tempo, ogni anno una cadenza fissa, questo premio Sassoli, per ricordare un grande europeista e per fare in modo che le nuove generazioni conoscano più che mai l'Europa, che ci dà tanto con non soltanto risorse, perché ultimamente di Europa l'abbiamo vero rivalutata solamente da un punto di vista di risorse, ma ci dà tanto anche di valori. 18 le tesi esaminate dalla commissione presieduta da Jacopo Cellini dell'Istituto Universitario Europeo. Sono stati presentati lavori da un ampio spettro di prospettive disciplinari, quindi dal diritto alla storia, dalla scienza politica all'architettura. La tesi che ha vinto è una tesi di architettura e che mostrano come gli studi europei abbiano bisogno del concorso di molti saperi per una migliore comprensione anche del nostro presente. Prima classificata la tesi di Jacopo Battisti, laureato all'Università di Firenze. Il mio lavoro di tesi ha voluto sottolineare quelle che sono le mancanze dal punto di vista progettuale degli spazi umanitari, specialmente dopo la crisi dei migranti del 2015. Quello che si voleva sottolineare è che l'architettura non è uno sfondo passivo nella poi qualità della vita, ma che in realtà rispecchia alcune contraddizioni che ci sono tra gli ideali delle politiche, che però non si poi traducono in delle linee guida utilizzabili per la progettazione di questi spazi. 4 le tesi seconde classificate ex aequo, quelle di Agnese Clementoni Cherubini e Francesco Genoni, laureate all'Università di Pisa e allievi della Scuola Normale Superiore Sant'Anna, e quelle di Francesco Bortoletto e Piero Chiarelli, entrambi laureati all'Università di Firenze. Nella mia tesi ho cercato di traslare il mio interesse per la tutela dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico, e sono molto grata del premio ricevuto, che è un prezioso riconoscimento del lavoro che ho svolto, e anche sono contenta di questa opportunità di presentarla davanti a un pubblico così importante. La mia tesi l'ho incentrata sulla conferenza sul futuro dell'Europa, che è stata un'iniziativa, un grande esperimento di democrazia partecipativa organizzata dalle istituzioni europee, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, di assistere da giornalista durante il mio tirocinio a Bruxelles. Quindi ho voluto fare una tesi un po' più originale, facendo un'analisi di qualcosa che stava venendo creato. La mia tesi si concentra principalmente sullo studio del quadro istituzionale del nuovo meccanismo che coordina gli strumenti già esistenti a livello nazionale sul controllo degli investimenti stranieri. Questo significa che questo è un nuovo regolamento, prevede un meccanismo di condivisione di informazioni che dovrebbe appunto permettere un'adozione più informata delle decisioni a livello nazionale per una migliore protezione della sicurezza nazionale e quindi degli Stati membri e quindi dell'Unione Europea. Il colore delle emozioni, una mostra dedicata alle opere di Elena Bindi, artista che porta sulla tela la propria interiorità, i desideri, le passioni. Inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso, alla presenza dell'artista e della pittrice Ilaria Muscas, introdotta dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la mostra proseguirà fino al 20 gennaio. Sono davvero felice di poter ospitare qui le opere di Elena Bindi. Sono felice di inaugurare la prima mostra dell'anno in questo spazio che noi abbiamo messo a disposizione delle cittadine e dei cittadini toscani, che attraverso la loro arte riescono a farci emozionare. Entrando nella sala, guardando le opere, i colori, il tratto, la manualità, ho rivisto la capacità di sapermi emozionare, di saper arrivare dritto al cuore, e in queste opere ci sta una donna che ha girato il mondo ma che ha deciso di rappresentare l'identità della nostra terra. Ecco, questa è la bellezza di una mostra che invito le cittadine e i cittadini di Firenze e della Toscana a venire a visitare. Il titolo in qualche modo già racchiude il pensiero di fondo, il colore delle emozioni. L'emozione per me è ciò che è la benzina della vita, quindi è ciò che ci caratterizza e che ci rende umani. Cioè, una vita senza emozione sarebbe una cosa terrificante, e l'opera d'arte è qualcosa che mi aiuta ad esprimerla. Io non ho per scelta
mai seguito un filone pittorico, accademico, figurativo, proprio perché preferisco rappresentare ciò che suggestiona, che evoca. Diciamo, l'opera d'arte è un po' un contenitore in cui viene proiettato un vissuto emotivo, questo almeno è il mio percorso soggettivo, non ho la presunzione di dare degli assoluti, però per me è fondamentale il processo che ti tira fuori una carica emotiva che viene poi trasferita sulla tela o sulla tavola a seconda del supporto che uso, ed è la parte informale, rarefatta, e questo è un po' il filo conduttore, cercare di rappresentare un vissuto interiore che poi viene recepito sicuramente in maniera differenziata dalle persone che fruiscono dell'opera, però è questo, cioè dare un contenitore all'emozione. Io vorrei porre l'accento più che altro, visto che non sono né un critico d'arte né una storia dell'arte, su quella è la tecnica utilizzata da Elena Bindi per la realizzazione delle sue opere. Vorrei soprattutto porre l'attenzione sul fatto che non c'è un anello di lettura che possa collegare stilisticamente tutte le opere, ma bensì c'è una grande varietà, è mutevole lo stile così come la tecnica adoperata. E in realtà è questo che lega ogni singola opera, è questa la chiave che ci permette di leggere al meglio tutte le sue opere, come una ricerca, un'evoluzione continua, con il filo conduttore di tutta la mostra sono le emozioni, e che essendo mutevoli, cambiando di volta in volta, allo stesso modo la pittura di Elena si adatta a questa mutevolezza, scegliendo ogni volta la forma espressiva migliore per poter raccontare le sue sensazioni.